Ciao Nigi amici, oggi torniamo a parlare di arcade e vediamo Golden Axe, un gioco della Sega del 1989 che ha avuto un successo strepitoso e che nel corso degli anni ha avuto diversi seguiti. Quando ero ragazzino ho giocato tantissimo a questo videogioco, soprattutto in sala giochi, e mi piaceva davvero molto l'ambientazione fantasy e il fatto di poter scegliere tra tre personaggi. Allora avevamo Barbaro, Nano e Amazzone. E tutti e tre avevano abilità differenti, perché il nano era il più forte fisicamente, l'amazzone era un po' più debole ma aveva molto più potere magico e il barbaro era un giusto equilibrio tra le due cose. Dunque vediamo insieme il gioco. Allora cominciamo il gioco selezionando il barbaro. Vediamo un po'. Dai sì. Allora, il gioco comincia con un povero Cristo che viene pestato e che si chiama Alex, come me. Quindi quello sono io che vengo pestato, va bene. Cominciamo subito il gioco con questi due tizi e ammazziamoli di botte. Madonna ragazzi, quante volte ho fatto questo schermo? Veramente, una cosa incredibile. Tra l'altro la cosa divertente era che a volte sembrava che li avevi pestati, uscivano dallo schermo, ma poi sti rompicoglioni ritornavano e bisognava quindi bastonarli più e più volte per liberarsene. Madonna che noia. Ecco, questo era l'incantesimo con una sola ampolla. Era già abbastanza efficace e utile, ma era molto molto efficace soprattutto quando avevamo attorno tanti nemici. Ecco qua. Cioè, notare l'arroganza di questi sgherri cattivi. Cioè, questo sta prendendo a calci in testa quest'altro povero disgraziato. Vabbè. Ecco, questa invece era una strana bestia non definita che potevamo cavalcare, che dava delle grosse codate, come avete potuto vedere, e buttava giù i nemici. E le codate erano potenti, però vedete che li ammazzavamo con un colpo solo. Qui si insiste a picchiare la povera gente. E questi erano, diciamo, i primi boss. Quindi questi due super ciccioni che poi più avanti vediamo più e più volte. Grossi con martelli possenti. E va bene, ammazziamoli di botte, via. Ah, qui usiamo 4 ampolle. Come vedete facciamo un discreto casino. E tac, in un colpo solo abbiamo eliminato i boss. Ecco, poi c'era questa scena carina che praticamente mostrava il nostro personaggio a riposo vicino al fuoco e spuntavano fuori questi gnometti. Ora, gli gnometti erano divertenti perché senza nessun senso spuntavano fuori e dovevamo ammazzarli di botte, e chissà perché questi gnometti andavano in giro con questi sacchi pieni di cosce di carne con l'osso, ampolle magiche e altre cosucce di questo tipo. Ecco, una delle cose carine che mi ricordo mi aveva colpito all'epoca è che c'erano dei dislivelli. Per esempio qua vedete che siamo saliti sulla tartaruga, anzi siamo scesi per dirla proprio tutta. Tra l'altro guardate questi piccoli dettagli, vedete che ci sono, si vede proprio il mare in basso e lì si vedono quelle, non so come si chiamino, quelle cose che crescono normalmente sulle cozze, che a volte vediamo sulle cozze, che si vedono sugli scogli. Dato che questa tartaruga chiaramente sta viaggiando sul mare. Ecco, qui possiamo vedere una seconda creatura cavalcabile che è il draghetto. Il draghetto senza ali sputava fuoco e era piuttosto efficace perché i nemici non facevano neanche in tempo ad avvicinarsi. Ecco, vedete qua, lo gnometto coglione, cioè lui arriva, lo massacriamo, invece di scappare subito resta lì a farsi massacrare, sto povero scemo. Qui addirittura, guardate, lo sgherro sta pestando la testa di una donna. Madonna che violenza. Cioè, proprio stronzi questi qua. Che bello che era questo senso di profondità del gioco, comunque. L'ho sempre apprezzato molto. A riguardarlo oggi, devo dire che se penso a quanti anni sono passati da quando giocavo a questo gioco, perché erano i primi anni 90, devo dire che la grafica non è poi così male, accidenti. Ecco, gli gnometti avevano due colori diversi perché rilasciavano, credo, cose diverse, se non ricordo male, se non dico una cavolata. Ecco, notare che i nostri personaggi pestavano anche con le spallate.
come se spadate, calci nel culo, pugni, eccetera, non bastassero. Ecco, che bella era questa mappa interattiva in cui vedevamo i nostri spostamenti, veramente carino. Tra l'altro gli schermi non erano esageratamente lunghi, questa era un'altra cosa apprezzabile del gioco. Ecco, guardate questo drago, color fucsia tipo, vedete che anche lui sputa fuoco ma a distanza, quindi era ancora più efficace perché, vedete, lanciava delle palle di fuoco. Quando i personaggi cattivi venivano buttati giù, disarcionati dalle cavalcature, vedete che la cavalcatura si metteva lì giù buona buona e noi potevamo salirci sopra. Ecco, l'unico difetto di queste creature è che era facile farsi buttare giù, farsi disarcionare. Ecco, vedete, qua ci sono i famosi livelli di cui vi parlo. Vedete che il personaggio ha sceso un gradino e poi qui ne sale altri due. Dopodiché si salta via sul ponticello. Qui arriviamo a questo bel villaggetto bello. Ok, qua abbiamo di nuovo uno dei ciccioni, vedete? Questa volta però non è un boss, è un cattivo regolare. Certo, più forte. E qui un altro. Sono sempre in due, sono Ernesto e Evaristo questi qua, un po' li chiamiamo così. Vai! Ok, li abbiamo fatti fuori, proseguiamo, vediamo un po' cosa succede. Gnometti da tutte le parti, devo dire che ce n'erano tanti, non mi ricordavo questa cosa. C'erano quasi più gnometti che nemici da abbattere. Vedete che tra l'altro per ora, diciamo, i disegni dei nemici erano due maschili, questo tizio coi baffoni pelato e la mazza bombata e quell'altro con la mazza chiodata, poi c'era la tizia che di solito appariva col drago come cavalcatura, e qua vediamo questo boss che invece è un cavaliere, una specie di cavaliere nero. Ecco, guardate che casino che stiamo facendo con le nostre ampolle. Tra l'altro il potere delle ampolle cambiava di personaggio in personaggio, perché il barbaro scatenava questi poteri terrestri, geotermici. Poi c'era la amazzone, mi pare, che aveva qualcosa col fuoco, sì, a un certo punto se avevamo 5 ampolle evocavamo il drago, figata incredibile. E poi invece il nano usava il potere del tuono, quindi tipo dei fulmini che spaccavano tutto. Era veramente bella questa cosa. Il potere delle ampolle, che tra l'altro cambiava a seconda del numero di ampolle possedute, era veramente eccezionale. Io mi ricordo che usavo sempre l'amazzone e quando avevo 5 ampolle evocavo il drago e facevo un disastro. Era veramente bella questa cosa. Sapete tra l'altro che questo è uno dei pochissimi giochi che ho finito in sala giochi nella mia vita. Mi ricordo che ci abbiamo giocato con io e un amico del liceo, aspettando il pullman, giocavamo un po'. Una volta ci siamo detti dai finiamolo questo benedetto gioco. E ci siamo messi lì, ci siamo armati di monetine e pazienza, abbiamo perso il pullman, poi abbiamo perso il pullman dopo, poi quello ancora dopo, insomma, invece di arrivare a casa tipo verso le 4 o 4 e mezza, non mi ricordo a che ora arrivavo dal liceo, sono arrivato a casa tipo alle 7 di sera, perché eravamo rimasti lì a consumarci le dita sui bottoni dell'arcade per giocare questo gioco stupendo. Ecco, tra l'altro guardate, vedete che qua sono apparsi gli scheletri, nuovi nemici. E insomma, avevamo speso una bella cifra, mi sa una trentina di mila lire, qualcosa del genere. Il gioco di per sé non è difficilissimo, però boh, comunque mi ricordo che ci avevamo giocato tanto, eravamo stati lì delle ore per finirlo, credo, non so. Non mi ricordo, ragazzi, comunque era molto divertente. E poi una cosa affascinante era l'atmosfera, e devo dire erano molto originali anche i livelli, perché vedete qua siamo su una specie di enorme volatile che sta volando. Vedete le nuvole dietro, vedete le piume? Fantastico, troppo bello. Dopo la tartaruga gigante siamo su un volatile colossale. Che figata. Dai, basta con tutti questi rompiballe, madonna. Sono finiti o no? Ecco, ovviamente come tutti i videogiochi, più si andava avanti e più i nemici diventavano numerosi, e quindi insomma, per starli un po' per ammazzarli tutti. Vedete che come vi dicevo, eravamo su un volatile che ci ha fatto attraversare una seconda parte di mare e siamo arrivati su un'isola. Stiamo per arrivare su un'isola, direi. Ok, boh, facciamo un breve salto temporale, vediamo cosa succede più avanti.
Guardate che bello che qua si vede proprio il volto di questo rapace, che addirittura muove gli occhi, ma che forte. Bellissime queste cose, questi dettagli erano stupendi. Noi stavamo giocando e dietro vedevamo queste, non lo so, queste idee così originali. Era veramente fantastico. Ecco, a questo punto siamo arrivati, vedete, in una specie di stanza dove vediamo dei serpenti che si radunano per dare vita a, ok, direi il boss di fine livello, questo tizio molto grosso, più o meno con la stessa stazza dei ciccioni di Evaristo ed Ernesto, quindi lui è Pasquale, palo centrale, un po' di scheletri, ma noi combattiamo tutti col nostro draghetto e via. Andare. Ah, tra l'altro, ripeto, i dettagli di questo gioco, cioè, guardate, vediamo appena sale su la scena, ci sono vicino al trono, tipo attaccati al soffitto, guardate, eccoli, i sovrani, vedete, li hanno fatti fuori, li hanno appesi lì sopra, ma che meraviglia, troppo belli questi dettagli, fantastici. Questa era una cosa che facevo anch'io, colpire col drago a distanza di sicurezza il cattivo, ecco. Qui stiamo usando le ampolle al massimo livello, vedete, abbiamo fatto una specie di super terremoto. Oh, che bello, gli si è conficcata l'ascia nel torace. Ah, ma non sono morti questi due, sono vivi. Vabbè, fa niente, li abbiamo salvati, dai. La principessa sul pisello e il principe pisello, ok. Bene, questa parte l'abbiamo finita, poi... Cosa sta succedendo? Aiuto! Non me la ricordo questa cosa. Ah, che bello! Sono usciti i personaggi del videogioco e i buoni rincorrono i cattivi. Spettacolare. Ma che cose carine! Adesso che lo vedo me lo ricordo. Ma mi sembrava molto più lungo il gioco, sapete, sinceramente. Me lo ricordavo assai più lungo. È strano. Niente, allora vi faccio vedere... l'Amazzone, qui c'è l'Amazzone in azione, vediamo se riesco a farvi vedere un po' di incantesimi. Qua sta usando 4 ampolle, vedete che lei utilizzava gli incantesimi del fuoco. Ecco, per esempio qua, tutta bella sexy, guardate com'è bella sexy, come dorme sexy lei. Ecco qua l'incantesimo grosso col drago, guardate che figata. Ok, e poi c'era il nano, come vedete, che usava gli incantesimi del tuono con tutti questi bei fulmini. Ecco. Sapete che non so come abbiamo fatto all'epoca con mio amico a perdere tutto quel tempo per finire il gioco, perché in effetti qua sembra molto veloce, boh, non riesco a capire. Vabbè, niente.
Comunque il gioco ve l'ho fatto vedere, dai. Spero che vi siate divertiti. Ci vediamo col prossimo videogioco. Ciao, grazie.